Questo fine settimana, sia sabato che domenica, abbiamo avuto più di 8.000 visitatori agli Uffizi al giorno, quindi più di 16.000 visitatori per il weekend. Siamo proprio tornati ai tempi pre-pandemici. Numeri e risultati più che rosei per il direttore delle Gallerie degli Uffizi, Eike Schmidt, che annuncia anche cifre che si avvicinano al tutto esaurito per il periodo pasquale. Da ora in ora si esaurisce sempre in più, nonostante i numeri molto positivi. Vorrei però anche sottolineare che continuiamo con l'obbligo della mascherina. Nemmeno la guerra ha influito sulle cancellazioni. Nazionalità più rappresentata continua ad essere gli italiani, che tornano a vedere i grandi capolavori. Però abbiamo anche delle presenze molto forti, sia attualmente che anche nelle prenotazioni, soprattutto degli altri paesi europei e anche degli Stati Uniti. Quindi gli americani continuano a venire anche in questo momento. Procedono bene anche i lavori per la riapertura del corridoio vasariano. È stato trovato un altro tratto del pavimento originale di Giorgio Vasari, e quindi possiamo affermare che il corridoio vasariano, dopo questo restauro, dopo l'adeguamento alle norme antincendio e alle norme dell'inclusione di tutti con gli ascensori, sarà molto più vasariano rispetto a prima.